Una pizza deliziosa, rosticceria di prima qualità, gusto e tanta passione nel regalare gioie per il tuo palato. Non puoi non provare le nostre specialità, non puoi non venire da noi. Melis Pizza lo trovi in Viale Europa 82 a Castellammare di Stabia. Qui in diretta dallo stadio Nicola De Simone in compagnia del mister Fabio Caserta. Mister, ecco, una meravigliosa Juve Stabia. Ma sono contentissimo perché oltre alla vittoria, che è la cosa più importante, sicuramente è stata fatta una buonissima, una grande partita da parte dei ragazzi. Non era facile, però vedo che i progressi e i miglioramenti partita dopo partita, di questo sicuramente è una cosa importante. Abbiamo avuto qualche battuta d'arresto dal livello non tanto di gioco ma di atteggiamento nelle precedenti partite, in qualche partita, però ragazzi non posso dire niente perché il lavoro che fanno durante la settimana e l'impegno che mettono il sabato o la domenica è il massimo, quindi poi se arrivano i risultati ancora meglio. Mister, ecco, la Juve Stabia è andata sotto, per pareggiare, è riuscita addirittura a vincere, poteva legittimare magari, ecco, facendo anche il terzo gol. È stata una vittoria più di testa o più di cuore? Ma io dico che ci vogliono tutte e due componenti per vincere le partite e per ottenere qualcosa di importante. Ci vuole la cattiveria, il cuore, e mettere appunto il cuore e la testa oltre l'ostacolo. I ragazzi lo stanno facendo, poi capita che purtroppo nel calcio non è in questa categoria, ma in tutte le categorie si guarda spesso il risultato, non si guarda i sacrifici, non si guardano le cose che provano, le cose che si fanno durante la settimana. Purtroppo si vive solo per il risultato, però al di là di tutto sono contentissimo perché l'approccio, la mentalità che stanno acquistando i ragazzi è quella importante per fare un campionato, come ho sempre detto, dignitoso. Allora mister, oggi si è vinto la scorsa partita a Catania, la Juve Stabia ha pareggiato, 4 punti nella doppia trasferta siciliana, e la Juve Stabia dobbiamo considerare il fatto che in casa non ha mai giocato, se ha mai giocato in trasferta. Possiamo dire che la stagione della squadra di mister Caserta e Ciro Ferrara è davvero tanta roba fino a questo momento? Ma queste sono valutazioni che farete sicuramente voi, addetti ai lavori, ma noi siamo contenti, ripeto, da quello che ci stanno dando i ragazzi. Noi come staff siamo contentissimi perché non è facile giocare 9 partite fuori casa, perché anche quando giochi in casa abbiamo giocato contro formazioni importanti, abbiamo perso sia col Trapani che con il Lecce, però abbiamo sempre fatto la partita, abbiamo sempre dato tutto. Non è facile, ripeto, giocare sempre fuori casa non è facile. Adesso spero che da sabato ritorni il nostro amato Menti, perché per noi è sempre stato un qualcosa in più, e per i giocatori, soprattutto per i nuovi. Io sono abituato perché 6 anni che sto qua, so cosa ti può dare il Menti e so cosa può dare ai ragazzi, quindi spero che in ognuno di loro trasmetti e venga trasmesso quello che io ho avuto e ho ricevuto da calciatore, perché il pubblico stabiese è veramente il 12° uomo in campo e per noi è veramente fondamentale. Adesso torniamo a casa con una bella vittoria e soprattutto una bellissima prestazione, e dobbiamo continuare a lavorare sodo, perché sappiamo che purtroppo il calcio è fatto di episodi, è fatto magari di momenti positivi, momenti negativi. Noi dobbiamo sfruttare adesso questi momenti e continuare a lavorare e fare quello che stiamo facendo.